Sono Posti e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi sono ritornata su Clash Royale per fare la reaction sull'apertura del baule più grande di Clash Royale. Questo baule non l'ho aperto io, è di un altro youtuber, un altro giocatore di Clash Royale che era in una sfida, è arrivato primo e ha guadagnato questo baule. Non perdiamoci in chiacchiere, spero che il video vi piaccia e buona visione. Ecco ragazzi, questo è il super mega baule che questo tizio aprirà. Comunque in questo baule, facciamolo partire, saranno incluse 15 leggendarie, ma non c'è cioè, diciamo 15 leggendarie, 15 carte. Ci saranno tipo 4 boscaioli, cioè non lo so, in questo senso. Comunque po come potete vedere trova un botto di carte, alla fine troverà anche 111 epiche. Cioè una roba impressionante. Qui gli spiritelli 741. Iniziamo subito con le epiche 14. Quando mancheranno 5 skip inizieranno le leggendarie. 181 di Valchiria. E come potete vedere nel baule c'è inciso il numero 1. Infatti lui che è arrivato primo in questo, diciamo, in questa sfida, in questo torneo. Comunque, questa sfida qui non esiste più e nemmeno il baule. Fortunato questo ad averlo vinto. Il baule ormai non esiste più. Iniziano ad arrivare tantissime carte adesso, ne mancano ancora 22, ancora 22, adesso 21. Cioè, non ha capito come cavolo fa. Cioè, che figata. 213 di Fornaci. 219 della Torre Inferno. Torre Infernale. Mamma mia, che baule. Cioè, ma non si può aprire sto baule. È che iniziano le leggendarie. Comunque, questi bauli qua non si possono aprire. Sono illegali. Alla legge di tutti. Ho trovato il boscaiolo, 26 giganti scheletri. Poi goblin, barile goblin. E vedi, adesso ho trovato due legni, come si chiamano, e anche due sparchi. 51. Cinquantasette di orde di scheletri, che è un'epica. 61 di specchi. 731 di rocket. Grande. 74 di principi. E 4 principesse.